Epic Games ha iniziato a svelare le carte per quanto riguarda le potenzialità di questa next gen. Se di PS5 avevamo visto solo il logo e il controller, ora, grazie alla demo tecnica del nuovo Unreal Engine, possiamo avere finalmente un assaggio di quelle che sono le sue capacità computazionali. Quanto visto è impressionante, ma apre un dibattito molto interessante. Quanto conta la grafica nei videogiochi? Ho visto che molti di voi non sono attirati dalla prospettiva del salto generazionale, perché una grafica migliore non giustificherebbe l'eccessiva spesa. Questo può essere un ottimo punto per iniziare il ragionamento, ma prima, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Mettiamo subito alcuni punti in chiaro. Quella che abbiamo visto è una demo tecnica, un render delle potenzialità del motore grafico gestito da PS5. Come la storia ci insegna, tra questo e un footage in game ce ne passa di acqua sotto i ponti, e non è detto che una tale pulizia grafica si raggiungerà mai in questa generazione di console. Abbiamo visto una dimostrazione di alcune caratteristiche principali su cui Epic Games ha investito le sue risorse, dove spiccano tra tutte la gestione della mole poligonale e il sistema di illuminazione, ma riuscire ad implementare ugualmente all'interno di un game engine è tutto un altro paio di maniche. Finché non vedremo footage in game con user interface e piena libertà di movimento in tempo reale, questi rimangono dei target render, impressionanti ma pur sempre lontani da un prodotto finito e giocabile. Detto questo, non posso che essere emozionato da una demo del genere. A mio avviso, uno dei più grandi errori che si possono commettere è quello di pensare che la potenza hardware serva solo a progredire con la resa grafica, ovvero con l'aspetto unicamente visivo dell'esperienza. Parlo da appassionato di retro gaming, quindi tendo a mettere in secondo piano l'aspetto tecnico rispetto ad altro, ma è innegabile che anche l'occhio voglia la sua parte. Ci sono esperienze ludiche che basano la loro forza proprio sul loro comparto tecnico e sulla cinematograficità della narrazione, e una gran fetta di pubblico è estremamente ricettiva verso di esse. Questo però è l'aspetto più superficiale della questione, e il gradimento non solo è estremamente soggetto al fattore del tempo, dove il progresso tecnologico fa invecchiare rapidamente la qualità percepita, ma inoltre lo stesso concetto di potenza grafica è estremamente aleatorio, ed è chiaro ormai a tutti che ben più importante delle risorse a disposizione è la direzione artistica che sceglie come utilizzarle. La bellezza è insomma più una questione di stile e di gusto, piuttosto che di capacità. Allora, tolta la fascinazione per la qualità grafica, cosa rimane di questa presentazione? Semplice, delle possibilità inimmaginabili fino a qualche anno fa. La potenza dell'hardware non è mai fine a se stessa e permette agli sviluppatori di addentrarsi in territori altrimenti inesplorabili. Un esempio che mi piace portare sempre è quello di Dead Rising, un prodotto che quando uscì su console di settima generazione segnò uno stacco netto con il passato. Una tale gestione poligonale era impensabile su una PS2 o una Xbox, e mai si era vista prima d'allora una tale quantità di nemici su schermo in aree per giunta di una certa ampiezza. Pensate anche al proliferare degli open world e alle loro dimensioni. Da GTA 3 a Breath of the Wild ne è passata di acqua sotto i ponti, e non è solo un fatto di caricamento di texture e distanza di visualizzazione. Entrano in gioco fattori come modellazione e interazione ambientale e anche implementazione di leggi della fisica. Un gameplay come quello di Breath of the Wild, basato sulla libera esplorazione e sulla sperimentazione attiva del giocatore, si può ottenere solo con determinate caratteristiche hardware. Per alcuni la grafica ha raggiunto il limite. Io non sono per niente d'accordo, e credo che questa sia una convinzione che si riaffaccia ogni qualvolta vengono raggiunti nuovi traguardi tecnologici che ridicolizzano gli standard a cui eravamo abituati. Negli anni 90 ci cascava la mascella di fronte all'intro di Final Fantasy VII e morivamo di terrore con Resident Evil. Buffo, no? Semplicemente eravamo convinti che meglio di così non si sarebbe mai potuto fare. Ma ammettiamo anche che questa affermazione sia vera e che a livello di realismo non possiamo, anzi, non c'è bisogno di spingerci oltre. A questo punto, secondo me, la vera mancanza dei motori grafici di ultima generazione è la ridotta interattività che trasforma gli ambienti in paesaggi maestosi ma totalmente immobili. Gli esempi più lampanti che mi vengono in mente sono Horizon Zero Dawn, Hellblade e anche il recentissimo Final Fantasy VII Remake, tutti giochi dall'ottimo comparto grafico, che limitano però tremendamente l'interazione possibile del giocatore con l'ambiente che lo circonda. Spesso si ha la sensazione di attraversare luoghi piuttosto che abitarli.
tanto nella reattività dei modelli nelle collisioni, che spesso si scontrano contro una miriade di muri invisibili, quanto nell'effettiva possibilità di incidere sull'ambiente, accontentandosi così di poter distruggere qualche cassa. E questo è proprio quello che ho intravisto nella demo giocabile, sempre tra molte virgolette, della Unreal Engine 5. Finalmente un motore in grado di presupporre detriti, sbriciolamenti, animazioni contestuali e adattive a qualsiasi situazione. Per me gran parte dell'innovazione e del salto generazionale si gioca tutto qui, su quanto gli sviluppatori riusciranno ad implementare con facilità nuove forme di interazione, senza contare poi come un'illuminazione così precisa, che attenzione non è gestita tramite ray tracing, possa riscrivere completamente i paradigmi di gameplay degli stealth game che da sempre hanno basato tutta la loro forza sulla gestione delle ombre. I puzzle ambientali di A Plague Tale potrebbero acquisire tutta una nuova dimensione con una illuminazione del genere e la capacità di gestire orde poligonali guidate da intelligenze artificiali complesse ed immediate. Credo che la parte del volo sul finale della demo sia la sezione più scriptata e meno genuina di quanto mostrato fino a quel momento. Nonostante tutto, pensate a quanto l'impianto degli open world potrà giovare dai rapidi caricamenti di un SSD. Potremmo dire addio alle suddivisioni da loading screen, alle zone pensate per mascherare le operazioni in background, dando il benvenuto alla possibilità di effettuare repentini cambi di ambientazione, magari tra una realtà e un dark world, senza alcun tipo di attesa. Insomma, per me la grafica è anche questo, rendere possibile la materializzazione delle idee dei creativi, non più limitati dai colli di bottiglia dell'hardware. E quello che abbiamo visto con il primo assaggio di Unreal Engine 5 apre un ventaglio di situazioni senza precedenti. Preparatevi perché secondo me presto ne vedremo delle belle. E voi cosa ne pensate? Siete in hype come me o avete accolto con molta più freddezza l'Unreal Engine 5? Vi aspetto nei commenti, io sono il Poro Michele, senza ray tracing, ciao!